Lara Caravello, una delle protagoniste di questa vittoria del volley soverato al tiebreak contro Chieri, una vittoria sofferta perché è una partita difficile come era pronosticato alla vigilia, alla fine siete riusciti a vincere, questo è importante dopo due sconfitte consecutive in campionato, soprattutto per il morale. Certo, avevamo bisogno di una bella vittoria e sapevamo che sarebbe stata difficile, però abbiamo messo del nostro e alla fine ce l'abbiamo fatta, non con poco sudore, però alla fine l'abbiamo portata fuori bene. Siete state comunque caparbie perché poi arrivate al tiebreak si poteva anche rischiare di perderla questa gara, però voi non avete mollato, almeno sotto il profilo del carattere avete dimostrato stasera comunque di essere vive, venivate da un momento difficile, quindi a maggior ragione questa vittoria ha una valenza ancora più importante. Assolutamente, era un periodo un po' buio, diciamo la verità, e ci serviva appunto questa determinazione, questa grinta che abbiamo messo in campo e abbiamo dimostrato di avere. Per quanto riguarda la tua prestazione, invece, prima da titolare quest'anno, bagnata subito con una vittoria importante anche in ottica classifica, in chiave playoff, quindi sicuramente una soddisfazione doppia per te. Sì, sono molto contenta, si poteva fare meglio sicuramente, però diciamo che è un piccolo inizio. Coach Guidetti del Fenerachieri, una sconfitta al tiebreak qui a Soverato, un punto comunque importante raccolto, una buona prestazione, una squadra che ha combattuto fino alla fine contro un caparbio Soverato, sappiamo che qui al Palascoppa non è mai facile. No, assolutamente sì, devo dire che però io ho trovato un clima caldo, una tifoseria che comunque sia non ha mollato un secondo, ma di una correttezza incredibile, quindi penso che la sportività dimostrata su questo campo quest'oggi debba essere da esempio per parecchi palasport. Detto questo, sì, è vero, giocare qui è difficile, probabilmente siamo un po' rammaricati perché quando si perde il tie break comunque un pochino di voglia di vincere alla fine ti vuole, però questo obiettivamente è un bicchiere mezzo pieno. Ecco, un Chieri che è partito male nel primo set, poi dal secondo in poi vi siete sistemati meglio in campo, quasi come se dovevate prendere le misure all'avversario, poi da lì in poi dopo aver vinto il secondo è stata una partita in equilibrio, terzo, quarto e quinto, una partita praticamente punto a punto che avete perso quasi al photo finish, possiamo dire. Ma diciamo che dal secondo in poi ho girato la formazione, quindi abbiamo iniziato un po' a giocare a incastrarci, a cercare noi di nascondere quelli che erano i nostri lati un pochino più complicati e a cercare di trovare i lati deboli di Soverato, che oggi ha dovuto giocare con una new entry, quindi noi ci siamo dovuti adattare. Devo dire che quello che mi è piaciuto è sicuramente stata la reazione che abbiamo avuto e l'approccio alla partita. È chiaro che quando cominci a giocare una partita così e soprattutto cominci soffrendo così tanto in ricezione, poi la strada si fa dura. Per quanto riguarda il vostro campionato, invece continuate a muovere la classifica, comunque siete in piena lotta per un posto nei playoff e soprattutto una squadra che può vantare delle giocatrici giovani oltre ad alcuni elementi esperti, quindi un giusto mix per un percorso di crescita. Sì, obiettivamente questo è un campionato duro, non lo dico io, lo dico nei numeri, qui abbiamo dei valori che l'anno scorso non c'erano, abbiamo un tasso tecnico più elevato, secondo me abbiamo un equilibrio complessivo più alto, per cui è dura, penso che sia importante cercare comunque sia di onorare ogni singolo incontro. Poi è chiaro che ci sono dei team come Pesaro e Filottrano che sono complessi da affrontare per chiunque, però se ogni tanto riuscissimo a mettere in crisi anche qualche big team, insomma, ci piacerebbe tanto.